Tutto pronto per la partenza dei test rapidi presso i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Si tratta dei tamponi antigenici che danno la risposta rispetto al contagio da Covid-19 in meno di 15 minuti. I medici e i pediatri li potranno effettuare ai pazienti casi e sospetti di contatto che il medico si trova a dover visitare e ai pazienti asintomatici contatto stretto al termine dei 10 giorni dall'inizio della quarantena, qualora non abbia già provveduto il Dipartimento della Prevenzione. Fa parte di un'iniziativa voluta fortemente da Regione Toscana e va nell'obiettivo di aumentare sempre di più la platea di persone che possono essere sottoposte al test. L'affidare questa attività ai medici di medicina generale e pediatri di famiglia non ha il significato di screening di massa, non è modello trentino quello che si fa, non è escluso che Regione Toscana possa, in considerazione però dei dati epidemiologici, quindi in considerazione del numero dei nuovi casi che registriamo tutti i giorni, fare delle campagne ripetendo un'iniziativa che si fece durante il periodo, i primi mesi dell'estate, come Movida Sicura, ma è una valutazione nelle mani della Direzione Regionale Sanità. Secondo il direttore dell'ASL, Antonio D'Urso, l'attuale screening sierologico che il Comune di Arezzo ha messo a disposizione degli 8.500 studenti non è funzionale ai fini di fermare il virus. Il test sierologico, come si è detto in questi giorni, è un test che non indica la contagiosità e quindi dal mio punto di vista non ha interesse, perché il mio obiettivo è quello di individuare precocemente i soggetti che possono trasmettere la malattia. L'azienda in questo momento non fa un'indagine, uno studio di prevalenza, che significa uno studio per capire quanto la malattia sia diffusa nel contesto cittadino, aretino, provinciale, perché questa informazione ha sicuramente un valore epidemiologico, statistico, ma non ha un valore attuale per impedire o ridurre il contagio. L'amministrazione comunale, per bocca del suo vice sindaco, risponde così: abbiamo dato la disponibilità per fare il sierologico e lo stiamo facendo, abbiamo dato la disponibilità per fare il tampone rapido e stiamo aspettando, quindi io credo che da parte nostra ci sia la volontà di essere una città all'avanguardia. Io sono molto orgogliosa che la città di Arezzo sia in linea con Regione Emilia Romagna, che peraltro è una regione che politicamente non si potrà dire essere in linea con la sottoscritta, però è una persona, è una regione assolutamente di primo livello, ma test sierologici li sta facendo in Lodigiano, li stanno facendo in Veneto, cioè non è che siamo il cappello matto dell'Italia. Per quanto riguarda invece il test rapido, c'è stata una formalizzazione da parte del direttore, molto correttamente, di quella che era la proposta che è venuta da più parti, da una parte dall'Ordine dei Medici, in particolare degli odontoiatri, dall'altra parte sottoscritto dal Comune di Arezzo, che a questo punto però è chiaro che deve essere Regione Toscana che ci deve dire se almeno in questo segmento intende darci una mano. Cioè noi abbiamo un paese che vede attive molte possibilità di azione, no? Il sierologico è uno, il test rapido è un altro, o questo o quello, ma qualcosa sì.